questa nuova puntata di Pier 22. Io sono sempre il vostro Pier e siamo sempre sul nostro pontile. Oggi avremo una ragazza che ci dimostrerà una cosa spettacolare, cioè con una biro riesce a fare delle cose inimmaginabili, io le definisco quasi delle fotografie. E poi parleremo con un consulente informatico che ci spiegherà il mondo di internet, delle applicazioni, ci darà anche dei consigli su quali applicazioni scaricare per i nostri smartphone, ovviamente gratuitamente. Allora, presentiamoli subito. Abbiamo Andrea, che è il nostro tecnico. Ciao a tutti. E il nostro ormai... Ciao a tutti. Matteo, ciao, che ciao. È sempre qua. Allora, passiamo subito alla nostra artista, che è Valentina Ceci. Ciao Valentina. Ciao Pier. Allora, tu ti definisci un artista realista, giusto? Quindi sì. Spiegaci bene che cos'è il realismo secondo te. Beh, come parola realismo è un po' vaga, un po' larga, però cioè, tutti molti confondono sempre l'iperrealismo, diciamo, con il realismo, essendo che comunque i miei disegni sono molto reali, molto simili alle fotografie, spesso si confonde con l'iperrealismo. Beh, in realtà è realismo, cioè sono spettacolari, vediamo anche quelli che ci sono qui davanti al tuo tavolo, sono incredibili. C'è questa volto di donna che è lasciato volutamente a metà e quella piccola miniatura del Duomo di Milano, se poi si riusciamo a farla vedere, che è una roba spettacolare. Bene, ma quanto bisogna essere bravi da 1 a 10.000 per fare una cosa del genere? Abbastanza, credo. E sì, tu sì. Quanto sei brava da 1 a 10.000? No, vabbè, io penso che si possa sempre migliorare, insomma, non c'è mai un limite alle cose belle, alle cose fatte bene, però diciamo che ogni giorno cerco sempre di... Tu hai avuto un percorso di studi artistico, cosa hai fatto? Sì, senz'altro, io ho iniziato con un liceo artistico e poi sono diplomata all'Accademia di Belle Arti, anche se ho fatto scenografia in realtà e non pittura, quindi ho fatto un percorso diverso da quello dei classici pittori, tra virgolette. Quindi tu oggi continuerai questo, immagino? Sì. Ecco, facciamolo vedere, già è iniziato. Spieghiamo chi è. Di donne che sto realizzando per un progetto che ci sarà a breve. E qui è raffigurata Rita Levi. Levi Montalcini. Eccola. Noi andrei avanti con questa bella opera e torneremo più avanti a vedere come sta andando, ecco. Benissimo. Allora, intanto, qua vediamo già alcuni momenti, alcune opere in vari step della nostra Valentina, si vede la stessa in tre momenti. Ecco, la cosa che mi lascia perplesso è appunto che utilizzi solo una biro. Cioè, questa biro. La biro che si usa... È la mia preferita, cioè, è la non so, è la biro che si usa tutti i giorni. Incredibile. Io al massimo quando sono al telefono ti faccio un esempio, mi metto a fare uno scarabocchio, il massimo che viene fuori è una casettina con un fiorellino proprio stilizzato. Non mi immagino quando tu sei al telefono che fai uno scarabocchio cosa non viene fuori. Va bene, allora non ti disturbo più, intanto torniamo ai nostri ospiti. Allora ragazzi, come molti di noi, voi sappiamo, c'è stata una rivoluzione di WhatsApp, no? WhatsApp che cos'è? Un'applicazione, è inutile parlarne, perché tanto è un'applicazione che hanno tutti, qualsiasi smartphone la supporta, è un sistema di messaggistica gratuito che si basa su internet. Ecco, cosa è successo? L'aggiornamento degli ultimi giorni ha previsto la doppia spunta colorata, cioè quando tu ricevi il messaggio non solo arriva la notifica che il messaggio è stato consegnato, ma anche che l'hai letto, anche con il dettaglio, consegnato ore, letto ore. Molti si sono lamentati, molti dicono che è una cosa buona, però, insomma, voi cosa ne pensate? Voi che siete consumatori che le tipe adesso possono stalkerizzare i propri tipi. Guardano, ma hai ricevuto il messaggio perché non l'ha letto? È domande che bisogna farsi, secondo me. Quindi possono essere degli amori che finiscono, ma anche... Anche amori che finiscono. Pensa. Invece, Andrea, cosa dici? Penso che siamo della stessa idea. L'unica particolarità dell'ultimo aggiornamento che va a migliorare determinati ambiti
rispetto ad altri, è vero anche che ha peggiorato la parte privacy, per quanto concerne la visualizzazione del messaggio. Prima riuscivamo a schermarci dietro un dispositivo che oggi lo utilizziamo praticamente tutti, e attualmente con questo nuovo aggiornamento, quindi con questo nuovo release che è stata rilasciata da parte di WhatsApp, siamo un attimino più controllati. Certo, io tra un l'altro meno... ecco, vediamo la grafica adesso. Ho provato a guardare alcuni blog, no? Cosa pensavano altri, così, e danno anche dei suggerimenti su come eludere questo sistema. No? Ci sono degli scamotaggi. È possibile, sì. Dicono, ecco, il suggerimento che danno i blog è quello di tirar giù la tendina del proprio smartphone, leggere l'inizio, però tipo, già sei venuto e scrive: ciao, come stai? Volevo solo dirti che... E poi ti leggi puntini puntini e dici: no, cazzo, adesso come faccio a sapere cosa ha detto? Quindi uno deve farsi tutto sto sbattone in realtà per non poter sapere niente. E per cui ti frega, la virgoletta blu ti frega subito. Bene, ragazzi, quindi insomma, o ci cancelliamo da WhatsApp o un bel niente. Sempre rimanendo in questo tema... così, elettronica e cose varie, volevo commentare con voi una notizia degli ultimi giorni, ovvero il CONI ha riconosciuto i videogiochi come uno sport. Abbiamo anche la grafica, ragazzi, cioè... come uno sport. Uno sport, quindi adesso ormai sì, qualsiasi cosa che facciamo può essere uno sport, giusto o no? L'allenamento alle dita, uno sport. È una mentalità che non condivido, o comunque... Infatti. Cioè, secondo voi cosa può essere considerato uno sport? Attività a questo fisica, punto. Appunto. Attività fisica. Tutto quello che concerne l'attività fisica e comunque quello che riguarda appunto... No, scusa, a mi meno spieghi che cosa vuol dire le Olimpiadi, perché io sono un po' ignorante. Se mi parli così tecnico io non capisco. Parla più tutto easy. Quello che riguarda l'attività fisica. Oh, che bravo. Possono essere... Però scusate, allora non può essere un'attività fisica per i pollici? No, beh, c'è un'altra soluzione, se no. C'è il Kinect, se dicono che c'è le Olimpiadi, diamo avere le mani così. Allora forse quello sì, è giusto. Ecco, quello forse è un film. Vabbè, più. Ma dai. Però siamo fuori. Infatti. C'era anche siamo un altro... degli schemi, dell'idea, della... C'era anche un altro gioco sport, che con i telecomandi, no? Giocavi a tennis. Sì, esatto, sì. E quello, cioè, veramente veniva fuori che potevi perdere peso, anche... con un certo livello, no? Sudavi delle calorie, era bellissimo. Però adesso, ragazzi, facciamo un esempio proprio pratico. Io penso che voi sarete d'accordo con me. Se mi faccio un'oretta di GTA, per esempio, va bene, sì, mi sfogo, ok? Non è un po' come... vogliamo associarla alla box, vabbè, dai, mi sfogo, faccio fuori qualcuno che trovo per strada, però non è che equivale a farmi un'ora di corsetta, no, non so. No, assolutamente. Cioè, quello... Diventa incredibile. Per di più, se pensiamo che la maggior parte degli sport a questa età sono sport di gruppo, richiudersi in casa con i propri videogiochi diventa una roba un po' sociale, no? Sì, cioè alla fine videogiochi, ora sport, ma chi è che poi l'ha detto? Cioè, il CONI. Oh, ragazzi. Ma perché? Cioè, su quali basi? Alla fine deve avere delle basi per aver dichiarato sport un videogioco. Ma io la chiederò a loro i criteri, l'articolo non dice, dice solo, riporta solo la notizia, solo una notifica di riconoscimento. Beh, vale a capire i motivi per cui il CONI ha deciso di fare sta roba, non lo so. Sempre la stampa ieri si lamentava della mancata vendita, o meglio, dell'abbassamento della vendita dei ciclomotori, perché la gente oggi come oggi sta di più in casa davanti al PC o davanti cos'è ai videogiochi. Cos'è un ciclomotore, scusa? Motorino. Ah, ok. Non hai fatto la patente? No, ho capito, ma se invece il ciclomotore sembra che stiamo parlando negli anni 20, che c'era la vettura... esatto, cioè proprio... adesso Dio ha dato una parola. Allora, però... appunto, se diventa una cosa sociale, Matteo, non dirmi che poi se giochi online allora diventa uno sport di gruppo, eh? Lo stavo per dire. Ecco, io lo sto per dire. Ti leggo nella mente. E quale muscolo può sviluppare, secondo voi, sta roba? Cioè, cosa può sviluppare? Cioè, prenderai no, 15 ogni unetto sport. Ogni ora che giochi, se fai il Kinect al limite. Non muovi un telecomando. Esatto. Ci mettessero almeno un peso. Sì, ma tu stai parlando di questo, ma io mi sto immaginando proprio il videogioco classico, cioè telecomandino, console, ti metti lì la macchina, la partita. Può essere uno sfogo.
Alcuni giochi, non so, ad esempio Metal Gear, ci ho giocato, può diventarti quasi un film, cioè puoi metterci emozioni, diciamo, però fino a farlo diventare uno sport. Ma quanto ti piacciono i videogiochi a te? Vabbè, che ci gioco nel tempo libero. Sì. Alla fine non sto facendo niente, cosa faccio? Gioco un videogame oppure sto con gli amici. Ma se ti piazziamo qua nelle prossime puntate uno schermo con una console, cosa fai? Mi scimmio, non mi vedete più. Basta, non ti vediamo più. Ti rispondo a volte un po'. Va bene, dai, allora potrebbe essere che succeda una cosa del genere, Io non è che lo escludo. Però, ragazzi, ad esempio, ogni tanto anch'io mi sfogo, mi metto lì davanti alla televisione con la mia console. E c'è sempre qualcuno che mi dice: sei lì da sei lì da una vita, poi dopo ti fanno male gli occhi. No, dai, ti brucia il cervello. Cioè, ragazzi, a parte il cervello, ma subito hai un rischio. Crea dipendenza. Quello forse è un pochino crea dipendenza. Più... Crea dipendenza. Quello sì. Mal di occhi, mal di testa, cioè tutte queste cose qua. No, poi può, cioè, secondo me a livello più mentale, alcuni giochi proprio ti fottono il cervello. Ad esempio, quando poi iniziano a diventare... giochi a pagamento e tutto, che la gente vuole essere sempre più forte, però più forte di uno schermo così. E devi comprarti le gemme. No, tutte quelle cazzate. Lì, il gioco diventa. Viene rigirato in maniera semplice in quel modo, che poi alla fine diventa quasi una droga. Nel senso. Certo. Vizio. C'è gente che ha il vizio del videogioco. E conosco gente che arriva fino anche. Non al mese, però ogni due mesi fai a quasi 1.000 euro. E la Madonna, proprio purtroppo così, a questi livelli. Purtroppo li conosco, sì. Pensa, io conosco il papà di una ragazza che si è preso benissimo con un gioco per il telefono e durante questo gioco devi comprare tipo queste chiavi, queste gemme. È arrivato a spendere, e ve lo posso assicurare, 150 euro per 60 gemme, perché doveva sbloccare un livello. Ma allora, ma quanto sei fuori? Cioè, che problemi hai? Ma hanno detto una domanda, Piero, a proposito. Ma visto che ormai hanno detto che sono già uno sport a tutti gli effetti, fanno già anche i tornei? Suppongo di sì, io mi immagino già dopo il liceo tutti quelli che escono. Sai che gente in fisica? Dopo pranzo. Già preparati. Sì. Sì. Tutti pompati. Che corso ho fatto, vero? Io me li immagino già dopo il liceo, vai a pranzo a casa, ti metti lì a giocare e poi inizi a studiare. Dopo 5 minuti ti ritrovano subito alla console e tua madre ti dice: ma non studi? No, mi sto allenando. Sto facendo allenamento. All'inizio, sì. Può essere una roba di questo genere. Va bene, allora, noi abbiamo oggi il nostro Andrea, che è un consulente tecnico, scusami, informatico. Sei comunque un tecnico informatico. Sì. E quindi tu ti occupi sostanzialmente di? Assistenza tecnica, sviluppo applicazioni, sviluppo software. Tutto quello che concerne la semplice assistenza per cos'è quanto riguarda uffici ed aziende. Non ho capito. Quello che riguarda, grazie. In maniera più semplice, tutto quello che riguarda la parte informatica legata alle aziende. Certo. E quindi al lavoro. E dimmi un po', ma... quindi tu stai dietro i siti. Quando io vedo un sito internet, tu sei dietro a tutte queste cose qua. Sì, realizzo anche siti web quando su richiesta di più clienti, quindi va a dividersi in base a quello che è la parte lavorativa del cliente, quindi può essere un sito per un comunissimo studio come per un'azienda che lavora in ambito industriale piuttosto che per altri ambiti come possono essere hotel, il semplice bar. Oggi come oggi ci sono dei bar che lavorano molto sul web perché appunto è un sistema di pubblicità che funziona e a basso costo, quindi tu hai detto che fai anche applicazioni, giusto? Lavoro anche in ambiti applicativi. Se io ti chiedessi di farci un'applicazione per PR22, non so, magari una diretta, un sistema per vedere la nostra puntata in diretta, saresti in grado, ad esempio? Sì, ci sono dei sistemi su cui si lavora per portare il tutto in ambito web, quindi ci sono dei sistemi già fatti su cui si va a fare determinate modifiche a richiesta del cliente o comunque a richiesta di quello che
che riguarda la parte di realizzazione. Ma quanto può costare? La mia curiosità è questa, quanto può costare un'applicazione? Ma il web diventa sempre molto difficile creare una sorta di preventivo su due piedi, perché ci sono siti che li si può creare con poche centinaia di euro che sono puramente pubblicitari, e si può arrivare a portali come ad esempio portali a livello nazionale che riguardano milioni di utenti connessi, e a quel punto si va a migliaia di euro di costi di realizzazione. Praticamente noi spendiamo soldi, cioè più paghiamo più noi occupiamo memoria su questo server che noi andiamo a occupare. Sì, non è propriamente così, comunque l'idea in maniera semplice, spiegandola agli utenti, questa può essere una soluzione. Cioè, un po' quello, che succede su YouTube. YouTube è nato con una parte di video a bassa qualità, quindi di poco spessore a livello mondiale. Oggi come oggi YouTube, o comunque qualsiasi altro struttura a livello web di portali come può essere YouTube, come può essere MSN o altri che conosciamo tutti, impiegano comunque una mole di dati enorme, quindi i costi sono triplicati. Comunque prima è presente, ti ho detto ti capisco più o meno, no? Perché sul diploma mio c'è scritto che sono anche un tecnico informatico, no? Però non è che so tutto dell'informatica, quindi diciamo su alcune cose, tipo la programmazione su siti, capisco che bisogna farlo in HTML, ad esempio. Sì, oggi c'è l'HTML5 che è quello più usato. Esatto. Quindi esistono applicazioni per ogni cosa, ormai abbiamo visto, no? Ormai esistono applicazioni per ogni cosa, esistono applicazioni che sono più o meno semplici come applicazioni più o meno complesse, che in alcuni ambiti ci hanno risolto determinate problematiche semplici, come può essere la visualizzazione di un orario di un treno oppure di una qualsiasi cosa. Oggi come oggi utilizziamo a cose molto più complesse come sistemi, ad esempio, che ci hanno risolto problematiche tipo, che ne so, la prenotazione di un esame o la prenotazione di un volo o la vacanza con gli amici o mille altre realtà che oggi come oggi certo. Il web riesce a lasciare. Ad esempio, Vale, tu utilizzi applicazioni, quelle per il disegno, queste cose qua? A questo punto te lo chiedo perché... No, io sono proprio all'antica. Zero? Non è che a volte fai la furba e prendi una fotografia e poi la modifichi e dici no, guarda, questo l'ho fatto io, poi lo fai stampare. No. Non ti capita mai? Io sono tutto self-made. Bravissima. Mano. Quindi, molti utilizzano anche le applicazioni per guadagnare, no? È possibile? Sì. Ci sono anche sì. Applicazioni per... Per fare business. Il lavoro, esatto. Volevo chiederti un'altra cosa, ascolta, i film, tutte queste cose qua rappresentano chi si occupa di informatica come un nerd, no? Cioè, viene chiuso in uno sgabuzzino, oppure in sottoscala, c'è la mamma che gli porta i biscotti, lui dice, no mamma, sono con i miei amici, cose così, e lo scotch sugli occhiali. Tu hai gli occhiali, però non c'è lo scotch, tu ti definisci un nerd? No, non precisamente, però posso dichiarare che in alcuni ambiti della mia breve vita ci sono andato molto vicino, ecco, se così vogliamo spiegarlo. Quindi non vivi in uno scantinato e tua mamma non ti porta i biscotti, ma... No, ultimamente no. L'ha fatto. Ultimamente no. Ultimamente no, ma l'ha fatto. Ecco, allora... ci spieghi per favore cos'è un hacker? Perché molte volte sentiamo dire che gli hacker sono cattivi, tutte queste cose qua, però forse c'è una differenza, giusto? Sì, c'è una grande differenza tra quello che riguarda la parola hacker a quello che riguarda la parola cracker. Sono due differenze immense. Enormi, immense, che vengono più volte anche dalla stampa confuse e comunque utilizzate insieme. Allora, l'hacker diciamo che ha uno scopo, che è quello principale della conoscenza. Cioè, la parola hacker negli Stati Uniti è nata per chi cercava, chi chiedeva una certa conoscenza a livello informatico, a livello web, che oggi come oggi è diventata un filino più semplice, quindi è una parola che è stata un filino
reintrodotta ultimamente per quanto riguarda le problematiche che tutti vediamo, quindi problemi di sicurezza o cose di questo genere. In realtà un hacker oggi come oggi diciamo che lavora in ambiti un filino differenti. Le stesse aziende a livello globale, web enormi, su cui noi lavoriamo quotidianamente, hanno comunque assunto personale con determinate caratteristiche e gli ha svolto comunque risoluzioni problematiche che a suo tempo... Quindi possiamo dire che un hacker è bravo e un cracker è cattivo? Questa cosa qui possiamo spararla? Un hacker bravo e un cracker cattivo? No, perché il cracker nel 90% dei casi è la persona che crea danno. Il cracker l'unico interesse che ha è quello di creare il danno all'azienda, cioè la, che ne so, la, il semplice crack di un programma a livello esatto, il dispettuccio o la semplice key che viene rubato all'azienda per evitare l'acquisto di un software o di altro. Quindi quello è il cracker. Quello che riguarda invece la parola hacker, oddio, lì c'è un mondo particolarmente difficile anche da comprendere, da valutare. Vabbè, quindi diciamo che hacker è conoscenza, giusto? Hacker è la base, era conoscenza, poi è stato... l'hacker è in grado di fare un po' di cose? L'hacker è in grado di fare molte cose su quello che conosciamo, quindi riesce... A lavorare, di solito un hacker comunque è una persona preparata, certo, che sa mettere mano a livello di programmazione a determinati sistemi, cosa che comunque... Quindi ad esempio, se tu fossi uno di questi, tu potresti benissimo entrare sul tuo sito della banca, per esempio, e aggiungere qualche zero al tuo conto, una roba così? No, non è così semplice perché oggi come oggi le aziende, le banche, gli istituti di credito si sono comunque evoluti per appunto queste problematiche che durante gli anni sono successe, perché pensiamo ad esempio ai codici che vengono rubati delle carte di credito a livello globale o altro, hanno dei dispositivi all'interno delle loro aziende che bloccano questo tipo di attacchi e quindi evitano questo tipo di problematiche. Allora scusami, uno che fa il tuo stesso lavoro, un pochino sì, magari più diciamo preso, perché magari lavora per una banca, per dire, no? Sì. E studia il software di una banca. Prendi questo esempio qua. Sì. L'ha creato, quindi potrebbe essere in grado di entrare sul sito della banca e aggiungere qualche bello zero, qualche numerino. Il nostro lavoro in quegli ambiti viene strutturato a step, cioè chi ha realizzato il software non è nella maggior parte delle situazioni in grado di andare a intaccarlo, perché viene installato da un'altra azienda o un'altra persona ancora. Quindi in realtà ci sono delle scalette, ci sono delle ci sono un attimino dei blocchi a livello manageriale dell'azienda in sé, che evitano appunto questa problematica. È un po' come se crei una cosa con un amico, un progetto, ne siete a conoscenza entrambi, piace quello che è successo con Facebook, ad esempio, è un progetto libero, viene regalato o venduto, nella maggior parte dei casi, a un'azienda concorrente, per creare utili, soldi o che altro. Quindi diciamo che la parte di modifica, oggi come oggi, è diventa complicata in ambito bancario, perché comunque ci sono degli step, così come a livello aziendale. Di solito chi mette mano ai PC ha un'altra persona all'interno dell'azienda che mette mano a determinati programmi, però alcune cose uno le fa, l'altro no. Quindi diciamo che è ancora un settore che viene abbastanza blindato a scalini. E oggi come oggi è un obbligo, perché i nostri dati personali ormai sul web circola di tutto, quindi certo, è diventato un sistema che da un lato ci ha risolto tanti problemi, dall'altro ne ha creati tanti altri. Quanta roba scarichi tu da internet? Ma
diventa difficile darti un'idea reale di quello che di quanto scarico. È chiaro che scarico molto perché, vabbè, primo l'ambito lavorativo te lo impone. Tu pensi ogni volta che vai a fare un'assistenza tecnica a un cliente o vai a realizzare un sito web, comunque scarichi migliaia di dati che ti servono per tutto quello che riguarda la realizzazione. Ad esempio, sempre facendo riferimento agli stereotipi che danno in televisione, nei film, così, chi si interessa di informatica è il più grande consumatore di siti porno. Tu quanti video scarichi di questo genere? Io, ad essere onesto, non li scarico. Dai, non fare modesto. No, dai. No, essere onesto, dai, non li scarico. Matteo, beh, te? Ci sono. No, no, nemmeno io li scarico. Sì, ci sono, faccia lì. Ci sono delle. Oggi come oggi ci sono dei sistemi che sono quelli più utilizzati sul web a livello pubblicitario come YouTube, ok, e dall'altro lato ci sono sistemi di questo genere che ti evitano il dover scaricare, ok. Vabbè, facci qualche nome di questi sistemi. Ma c'è YouPorn a livello globale che ha realizzato degli utili pazzeschi, quindi a livello italiano, a livello globale la gente ci va, perché altrimenti milioni di utenze, milioni di visualizzazioni giornaliere non le avrebbe. Sì, forse questo mondo dovrebbe ringraziare l'Italia, perché a quanto pare gli italiani fanno un grande uso di sta roba. Ci sono delle statistiche che parlano molto chiaro su questo, no? Anche te, Pier, sei uno. Sempre, ma io tutti i giorni prima della diretta mi sparo qualche video di questi e poi vengo qua tranquillamente, no? Anche qua adesso voi non lo sapete, ma da questo lato. Poi molti ragazzi, ad esempio, hanno trovato, appunto, a proposito di YouTube, lavoro grazie a questi sistemi, no? Cioè, tu fai un video, lo pubblichi, visualizzazioni, ti contattano e ti pagano? Così funziona? Non funziona proprio così, ma comunque sì, diciamo che la base è quella. C'è un esempio italiano che riguarda YouTube, un ragazzo appassionato come me di automobilismo o di altro, andava con amici a effettuare giri di prova gratuiti, caricava i video online, è arrivato ad avere delle visualizzazioni talmente vaste del proprio profilo, quindi del proprio canale su YouTube, che attualmente sono le case costruttrici che lo chiamano e quindi gli pagano la consulenza per la visualizzazione di questi determinati video e di determinate prove che lui effettua. Quindi in realtà ha realizzato un lavoro. Pensa, ho visto anche che ci sono dei ragazzi che fanno dei video su YouTube mentre fanno i videogiochi, mentre giocano a casa, no? Magari mentre si insultano da soli perché sbagliano a fare un livello o una cosa simile, e questi sono pagati. Ma uno quanto può guadagnare a fare una roba del genere? Dipende molto da che numero riesce a inserire nel proprio canale a livello di visualizzazione e di utenze. È vero anche che ci sono persone in Italia con dei canali modestissimi che riescono a guadagnare anche cifre intorno a migliaia di euro, così come ci sono canali che fatturano a YouTube o ad altre società esterne pubblicitarie qualche migliaio di euro. Quindi si fanno pure i contratti, giusto? Sì, sì, c'è tutta una parte dietro a livello contrattuale, ci sono addirittura delle agenzie. Tramite email te li spediscono, cioè comunque c'è un risvolto che ci vediamo, ne parliamo faccia a faccia di questa cosa. Ci sono delle agenzie in Italia e a livello globale che si occupano. Devi pensare che un'azienda del quale adesso non ricordo il nome, ma è la più importante in Italia, l'anno scorso per quanto riguarda la visualizzazione di YouTube e quindi la parte pubblicitaria ha fatturato 5-6 milioni di euro, da quello che ricordo. Quindi è a sede in Sicilia. Questi si sono inventati un lavoro da zero. Fantastico. Quanto guadagnano? Hanno fatturato dai 5 ai 6 milioni di euro ed è l'azienda che ha il più alto in Italia livello di pubblicità su YouTube e di canali riconosciuti a livello globale. Ma devi avere le visualizzazioni. Devi avere delle visualizzazioni. Quindi devi avere all'interno del tuo gruppo dei canali che visualizzano. Quindi ragazzi, se volete farvi 5-6 milioni di fatturato, invitate i vostri amici a mettere mi piace sulle vostre pagine, a iscrivervi ai vostri canali, passaparola, e forse tra qualche cento anni da soli riuscite a farlo. È diventata una cosa abbastanza reale e quotidiana, la parte economica intendo di guadagno,
nel momento in cui sono entrate le grandi multinazionali, le grandi aziende a livello globale sui siti social come Facebook e come altro. Cavolo. Sono creati la pubblicità a livello gratuito, perché hanno creato semplicemente una pagina come puoi fare tu, come posso fare io, come può fare chiunque a casa, e dopodiché l'hanno sparata online e hanno ricevuto determinati mi piace, determinati follower. Ecco, ti faccio un esempio. Ipotizziamo che io abbia una pagina su Facebook, no? Sì. Una pagina di link, di cavolate, così. Da un giorno con l'altro mi trovo 15-20 mila mi piace, così, no? La mia pagina ha già un valore, posso venderla, posso... Cosa, cioè ci guadagno o i numeri devono essere più alti? No, allora, più alto è il numero, più possibilità hai che venga visualizzata e valutata da chi in effetti rigira i guadagni e quindi gli introiti. È chiaro che ci vuole non solo la visualizzazione, ci vuole anche un attimino di fortuna o la conoscenza atta a portare avanti la realizzazione comunque del tuo profitto, perché non basta creare un canale, avere 10.000 mi piace e è morta lì. Diciamo che anche lo stesso YouTube ti contatta nel momento in cui vede che l'interesse riguardo la tua pagina è alto. Certo. Ci sono ad esempio su YouTube, perché cioè, parlando con un mio amico, metto che ci sono tornei in cui persone possono editare i propri video così da vincerne premi, oppure ci sono anche più visibilità. Ci sono dei concorsi che vanno a realizzare le aziende piccole, ma anche le aziende grandi. L'ultima, una tra tutte che ho visto ieri, un'azienda automobilistica a livello globale ha inserito una specie di concorso a premi. Ti fai un video sulla tua auto di quel marchio, lo pubblichi, l'azienda li valuterà e dopodiché deciderà se darti un premio, che poi può essere a livello economico, sì, in denaro, oppure un prodotto o altro. Diciamo che ormai è un mondo veramente enorme, grande, strutturato, dove non solo le realtà piccole ma anche quelle grosse stanno andando a ricredersi. Cosa che fino a qualche anno fa non veniva utilizzato, perché YouTube quando è nato era un portale piccolissimo con qualche migliaio di video caricati e nulla più. Ascolta Andrea, tu oggi ci hai portato una lista di applicazioni che suggeriremo ai nostri amici. Allora vediamo la prima icona in grafica, si tratta dell'applicazione Waze, giusto? Si pronuncia così? GPS? Sì. Di sì. Cosa si tratta? Allora... Waze, aspetta un attimo perché c'è la problematica del ricordo, perché erano 10. Allora, adesso ti dico esattamente il tutto riguardo a quelle applicazioni. Mi sembra che sia un'applicazione di GPS, giusto? Esatto, allora Waze è quello che riguarda uno dei migliori come dire, satellitari a livello gratuito. Che è possibile installare, se non erro questa c'è solo per iOS. Esatto, noi stiamo parlando di... Ne hanno realizzate altre anche per Android, ma bisognerebbe un attimino... Io gliele ho mandate, le ho divise. Ti prego non dirmi che sono tutti per iOS. Facciamole prima per gruppo. Perfetto. La seconda è VLC Remote, che si tratta di... È un player. Sì. Un player intendo che è un classico programma, icona. È un classico programma di visualizzazione a livello video audio, permette la visualizzazione e l'apertura di qualsiasi tipo di formato video. Che magari su tuo smartphone non vedi. Perché un amico ti manda un video, tu non hai il player sul cellulare che lo permette, perché non tutti permettono la visualizzazione di tutti i formati, questo diciamo che è quello più completo ed è gratuito. Ma converte anche o legge basta quindi? No, questo fai la visualizzazione, sul telefono. Può essere comodo comunque. Ecco, ricordiamo che tutte le applicazioni che suggeriamo oggi sono gratuite, quindi ragazzi prendete e scrivetele. Mano al telefono. Esatto, mano al telefono e scaricatele. Abbiamo anche Genius Scan. Ecco, questo è un'applicazione importante per chi lavora come me in mobilità. È importante perché permette
la scansione di un documento con il semplice cellulare, quindi permette di utilizzare la fotocamera del cellulare come uno scanner. Tu fai la foto al documento e la invii via mail. Ipotizziamo che io abbia, non so, sono a scuola e ho un bigino, no, per intenderci, tutto stropicciato, no? Penso di buttarlo, però mi dicono che la verifica è la settimana dopo. No? Lo scannerizzo. Lo scanner, tutto stropicciato, lo prendo, lo scannerizzo, mi torna dritto. Ti fa l'immagine del documento che vai ad acquisire. Diciamo che sotto quel profilo diventa un filino problematica la cosa, perché se ci pensi è un po' come creare una, è un po' come elaborare una foto. Quindi è un po' come scattare un'immagine a un tuo compagno di classe o a un tuo amico. Però se devi mandare un documento o qualcosa. Però se devi mandare un documento o anche solo la relazione che hai creato per domani per scuola a un tuo compagno di classe o a un tuo amico, oppure un progetto, un qualsiasi cosa a una persona terza, questa applicazione te lo permette. Ma a questo punto allora non conviene fare una semplice fotografia? Questo però ti permette di tagliare i margini, elaborare meglio il testo, visualizzare meglio l'immagine. Okay. Diciamo che ha un motore dietro l'applicazione che va a migliorare un attimino quelle che sono le basi del documento. Okay. Ecco, io sto pensando già come lo utilizzerei. Ad esempio, andrei a prendere le foto di quando ero piccolo. Magari quante volte ci capita che vogliamo mettere su Facebook una foto della nostra infanzia, facciamo la foto e viene fuori la macchia gialla del flash. Questo funziona. Quindi questo potrebbe essere ottimo. Funziona. Fai lo scanner e la piazzi sul tuo profilo. Sì. Devi avere uno smartphone con una fotocamera discreta. Certo, beh. Chiaro. Vabbè. Altrimenti... Poi abbiamo VSCO Cam. Ok. Allora, quello riguarda un semplice programma che fa, se non erro, montaggio video, applicazione e modifiche a livello video per tutto quello che concerne e riguarda la parte di salvataggio. Esempio, veloce. Per farti un esempio a livello veloce, fai un video, lo puoi montare, smontare, un filino come funziona con sistemi molto ma molto più complessi. Quindi noi ad esempio potremmo mandare a casa i nostri tecnici e dire la trasmissione ce la facciamo noi con questa applicazione. Oddio. Diventa un pochino complicato. Esatto. E l'ultima che ci suggerisci per iOS, o iOS, non so adesso come si pronuncia. Perfetto. È Music Match. Questa è un'applicazione che ha registrato una buona popolarità per gli amanti della musica. Permette di ascoltare un brano e visualizzare sullo schermo del cellulare le parole di quel brano ascoltato. Ma che bello, Android non c'è. Dovrebbe esserci anche per Android nell'ultima release. Adesso arrivano anche per Android, non ti preoccupare. Infatti, la prima è Assistant for Android. Cosa serve questa applicazione? Questo è un tool con dentro delle applicazioni anche abbastanza semplici, dalla visualizzazione della durata della batteria ad altri controlli per quanto concerne il telefono, quindi per quanto riguarda la visualizzazione. Tu sei fissato con sto concerne, ragazzi, se mi ci concerne. Dai, continua. E riguarda tutto quello che è inserito all'interno del sistema Android. Quindi la RAM, quanto è occupata, quale applicazioni ti occupano più memoria, quale puoi disinstallare, quale puoi invece tenere. Diciamo che è un tool, è il classico, riesce a pulire la cache del telefono, cosa che puoi fare appunto solo su Android, che esatto, su questo dispositivo. Poi vediamo la seconda che mi sembra bellissima, che può essere molto utile, che è il registratore di chiamate. Cioè, ma registra le chiamate che stai facendo? Permette di registrare una chiamata in corso. Quindi diventa utile per mille più motivi, da quello scolastico a quello lavorativo. Ottimo. Cam Scanner. È lo stesso dispositivo di prima, però questo è per Android, l'altro era per iOS, quindi uno scanner di documenti. Quindi anche voi, se avete la vostra foto da piazzare su Facebook, scannerizzatela col vostro smartphone. Quindi neanche più lo sbattone, aprire lo scanner, esatto. Collegarlo al computer. Diretto va e permette l'invio del documento. Poi ci hai suggerito orari dei treni. Sì. Che questo è utile per studenti, lavoratori. È un'applicazione utilissima. È utilissima questa perché li ingloba tutti.
Quindi qualsiasi tipo di trasporto pubblico, dal treno al pullman, al tram, ad altro. Utilissima per cui? Sì, ultimamente è utile perché a livello regionale, ad esempio, sono tutte suddivise. Infatti se tu vai a Milano dovresti andare sul sito di ATM, però se prendi Ferrovie Nord Milano non hai la visualizzazione, certo, dell'orario di quel treno. Quindi l'ultima che ci suggerisci tutto. È PixArt. Questo è un'applicazione che permette la modifica delle vostre fotografie, delle nostre fotografie a livello di telefono. Lavora un filino come Photoshop, però ha dei filtri un filino più semplici per quanto concerne la parte mobile, quindi sui telefoni, perché Photoshop ad esempio esiste per il telefono, però è abbastanza limitato e soprattutto la parte più bella è a pagamento. E ascolta, tu hai creato dei siti, giusto? Sì. Potresti farci vedere qualcosa al computer? Sì. Ti ringrazio. Intanto dici più o meno... ecco, hai perso il microfono. Ecco, magari giriamolo verso la camera, così aiutiamo. Facci vedere cosa... Aspetta, così... Vai, mostraci. Beh, questo è un classico sito web. Vieni anche a livello... te, Matteo, così vedi cosa... Io. Dai. Questo è un classico sito web a livello aziendale, un'azienda che lavora nel comparto auto, è un sito di presentazione della realtà, quindi del lavoro che loro svolgono in Italia. Ed è abbastanza semplice, adesso qua vabbè, non è addirittura ha una parte audio sotto all'apertura, ingloba i servizi che l'azienda fornisce in Italia, quindi ci sono delle realtà. Sì. Quando è che hai iniziato a mettere le mani sull'informatica? Ho iniziato in tenera età, nel senso che avevo poco più di 7 anni. Ma dai videogiochi del tipo voglio... Sono passato dal Commodore, quindi il vecchio Commodore a cassette, okay, a videogiochi, a Sega Master System, che era la classica console, al PC. Poi ho avuto il primo PC, ho avuto il primo Windows che era il Windows 3.1, che era semplicissimo, cioè aveva 4 applicazioni in croce, per poi andare a 95-98. Ho fatto tutti gli step di Microsoft fino ad oggi. Wow. Va bene, allora, grazie. Adesso volevo solo farti un'altra domanda, Andrea. Prego, prego, comandatevi pure. Ci spieghi rapidamente che cos'è il Deep Web? Il Deep Web è il web sommerso, cioè... parliamo di visualizzazione di siti non aperti al comparto di ricerca classico. Comparto di ricerca intendo la visualizzazione e la ricerca classica da Google. Quindi noi andiamo su Google, scriviamo palla e Google ci ricerca tutte le parole chiave con palla. Il Deep Web all'interno di questo spazio non è visibile. Ok. Per visualizzarlo bisogna lavorare sul PC, o meglio scaricare un browser, sì, che ingloba un applicativo che si chiama Tor, sì, che è praticamente un applicativo che crea l'anonimato del nostro sistema sul web. Viene scaricato questo browser, che è un classico Firefox come l'Internet Explorer o come il Google Chrome che utilizziamo tutti, però ingloba questa parte all'interno di ricerca, e da quel punto in poi noi possiamo effettuare determinate ricerche, ma solo con determinati portali. Quindi è una specie di blocco che è stato realizzato in ambito globale per evitare, certo, di trovare all'interno delle ricerche di Google, o piuttosto delle ricerche abituali, di cose un filino spiacevoli. Ascolta, ma se domani finisse internet, nel senso ci alziamo la mattina e internet sparisce, cosa accadrebbe? Internet accadrebbe? È spento. Mamma cielo. Ti dico la mia idea. Vai. Stiamo a casa a dormire. Potrebbe accadere una cosa del genere? Fortunatamente da un lato no, dall'altro ci sono stati dei rischi negli anni che sono stati scongiurati, e comunque ci sono delle società che lavorano per evitare che questo accada. Può essere
non a livello globale, ma può essere a livello un filino più ridotto, tipo in una città, quel giorno internet non va. Voi provate a immaginare domani mattina alzarvi, accendete l'auto, andate per prendere la metropolitana non va. Non va perché senza determinate interconnessioni i sistemi sono fermi. Però vai al bancomat, ti faccio un esempio, a prelevare, se internet non va, il bancomat i soldi non te li dà. Certo, ma domanda stupidissima. Visto che in televisione fanno sempre vedere sti film di disastro stratosferico, che il mondo finisce, cose varie. Ipotizziamo che domani finisce il mondo, ne rimarrà solo uno. E questo uno qua cerca di ricostruire un po' la situazione. Internet esisterebbe ancora se si ricreasse qualcosa o... Beh, se c'è una singola persona... Che non è capace di programmare, ma c'è... Se c'è una singola persona, penso che a poco gli serva, se non per quello di cui parlavamo prima, quindi il trasporto o altro. Le foto è vero su anche Facebook, che accende l'auto e va ad ora. Se la situazione anche a livello automobilistico andrà ad evolversi, come dicono, tra qualche anno sarà un problema anche quello. Di sicuro le foto su Facebook non te le cagano. Non le vedi più. No, beh, sì. Va bene, andiamo a vedere a che punto è arrivata la nostra Valentina. Allora. Non sono andata molto avanti, sinceramente. Perché, perché ti sei interessata alla nostra... No, ma è come guardare osservare una pianta che cresce, praticamente, perché sì, il procedimento però... è lunghissimo ed è... Certo, però quello che lascia perplesso, appunto, è come... Non so se si riesca a vedere bene dalla camera, magari mi avvicino. È pazzesco, cioè il particolare della biro, ma come fai? Cioè... pazienza, un po' di pazzia anche pure. Sì, un po' tanta pazzia, cioè la pazienza boh, probabilmente te l'hanno donata a palate, anche qua la bocca, cioè fa paura. Basta guardare, ecco, vorrei far vedere gli occhi di questo signore, addirittura gli hai fatto le sopracciglia... che sembrano veramente bianche. Sì, il bianco è dato dal foglio. Dal foglio, ma proprio del disegno, dai anche sì. L'età della persona, la dai con questo. Con queste ciglia che rimangono volutamente bianche. Va bene, Vale, ti ringrazio per essere venuta qui da noi oggi. Speriamo di averti ancora con noi. Ringrazio Matteo e ringrazio Andrea. Voi continuate a seguirci e ricordatevi che siamo sempre anche sui nostri social, che sono Facebook, sulla pagina PR22, Twitter PR22 Intelligo e l'email diretta@intelligo.tv. Noi speriamo di avervi con voi anche lunedì prossimo e ringrazio appunto la regia e a presto. Ciao e alla prossima, grazie.